Nuova intervista su Veggie Channel. Oggi approfondiamo il tema delle malattie autoimmuni, una problematica che sembra essere sempre più diffusa. Cerchiamo quindi di capire insieme che cos'è, soprattutto le cause che portano a questa diffusione e anche come prevenirla ed affrontarla in modo naturale. È qui con noi il dottor Paolo Giordo, medico omeopata, esperto in alimentazione naturale, in fitoterapia, in bioenergetica, medicina ayurvedica. Tutto questo ci piace davvero molto. Dottore, benvenuto. Buongiorno. E allora partiamo dal suo nuovo libro, Le malattie autoimmuni, edito da Terra Nuova Edizioni, come affrontarle e prevenirle con l'alimentazione e i giusti integratori. Partiamo proprio dalle basi, semplifichiamo tutto, dottore. Che cosa significa malattia autoimmuni? Questo parolone che sentiamo sempre più spesso. Una malattia autoimmune è una malattia nella quale le cellule del nostro corpo, le cellule immunitarie principalmente, si rivolgono attaccandole alle cellule sempre del nostro corpo, considerandole strane, quindi cellule e tessuti del nostro corpo vengono aggrediti impropriamente da una specie di fuoco amico che appunto si rivolge provocando infiammazione e provocando dei problemi a seconda del tipo di malattia autoimmune che viene presa in considerazione. Le malattie autoimmuni che fino a 50 anni fa, 60 anni fa erano molto rare, oggi sono purtroppo al contrario molto molto frequenti e stanno aumentando continuamente. Perché, dottore, c'è questa escalation di incendio nel nostro corpo, possiamo dire in un certo senso, così di tale incendio a tal punto che non sappiamo più come difenderci. Nel corso del tempo, ma nel corso del tempo non mi riferisco soltanto agli anni, ma anche a millenni, il nostro corpo, il nostro sistema immunitario è stato esposto a una serie sempre crescente di stimoli esterni, mentre ovviamente 1000 anni fa gli stimoli erano estremamente limitati, e col passare degli anni, e soprattutto nell'ultimo secolo, si sono moltiplicati. Che cosa si intende per stimoli? Beh, si intende tutti gli stimoli ambientali, quindi relativi all'inquinamento atmosferico, all'alimentazione, all'uso sconsiderato di farmaci, eccetera, eccetera, all'inquinamento anche elettromagnetico stesso, che hanno fatto sì che il nostro sistema immunitario si dovesse cimentare con tutti questi stimoli, e spesso risulta in modo molto squilibrato, perché questo il nostro sistema immunitario crea sempre una sorta di adattamento, ma in questo caso ci sono un adattamento disadattativo, scusate il bisticcio di parole, e quindi questa è una risposta disadattativa agli stimoli ambientali. Ovviamente sono aumentati, aumentando gli stimoli, aumentando tutte queste cose esterne, il nostro organismo non sa più come fare effettivamente, quindi si creano delle cosiddette proteine anomale che vanno, fungono da innesco per una reazione autoimmunitaria. Questa è una delle cause fondamentali. La cosa Poi, importante è proprio agire sul cambiamento di stile di vita. Noi infatti su Veggie Channel siamo, è proprio il focus del nostro lavoro, cioè proprio quello di cercare di creare consapevolezza e di educare a un'alimentazione vegetale per noi, perché c'è anche un interesse etico, ma che sia vegetale e naturale e sana, poco industriale. Penso che tutto questo, dottore, sia la chiave. esatto, è la chiave, ma intervenire in effetti efficacemente sullo stile di vita è molto difficile, soprattutto per chi sta al potere. È molto più facile creare delle risposte immediate ai sintomi, quindi curare le malattie autoimmuni con degli immunosuppressori, con degli antinfiammatori, piuttosto che modificare o indurre le persone a modificare il loro stile di vita. Questo è un percorso politicamente scorretto, e quindi è Ecco. molto più semplice avere una persona malata da poter curare piuttosto che una persona sana che invece non produce nulla. Ed è comunque un sistema, diciamo così, che ci ha proprio educato a mangiare in un certo modo, come cercare di interrompere, tutto questo e trovare una strada. Le persone non dovrebbero seguire la pubblicità e alimentari anche o di stile di vita che vengono inculcate dalla pubblicità, sia televisiva sia sui social, eccetera. Quindi dovrebbero fare un salto di consapevolezza e vedere appunto in che mondo stiamo vivendo, cercare di limitare nel modo possibile l'inquinamento che il nostro corpo subisce quotidianamente, partendo soprattutto, nel maggiore dei casi, dall'inquinamento alimentare. Quindi andare in un supermercato, vedere tutto ciò che viene esposto, incredibilmente nociva,
mentre invece uno dovrebbe cercare di vedere e trovare un collegamento che c'è tra le campagne, gli agricoltori, tutte le persone che possono in qualche modo aiutare, ovviamente che utilizzino un sistema di agricoltura di tipo biologico e non certo usino dei pesticidi che sono molto nocivi e possono collegati tra l'altro all'insorgenza di malattie autoimmuni e degenerative. La medicina moderna è basata esclusivamente in maniera preponderante sul farmaco. Questi farmaci ovviamente vengono propugnati e spinti avanti il più possibile, come qualunque cosa, ad esempio le famose statine che si usano per il colesterolo, per abbassare il colesterolo. Beh, si sa che le statine creano dei problemi, eppure sono uno dei più grandi business economici mondiali, per cui spesso non si interviene adeguatamente per un'alimentazione corretta, ma si dice, vabbè, mangia quel che ti pare, ma intanto ti prendi la statina che ti abbassa il colesterolo, e così via per qualunque altro tipo di problema. Tanto c'è il farmaco che non te lo risolve, ma che te lo può tenere a bada. Questo purtroppo è la medicina basata sul farmaco, che non va a cercare le cause, che non va a intervenire su quello che possono essere i fattori causali di una malattia, ma va a curare soltanto il sintomo. E questo purtroppo ormai è da decenni e decenni che la medicina ha preso questa svolta. E quindi quando ormai diciamo il patatrac è stato fatto, nel senso che sentiamo che il nostro corpo ci sta dando dei segnali non più corretti, e so che questi segnali insomma riguardano dei disturbi gastrointestinali quando abbiamo a che fare con tutta una serie di problematiche che hanno il focus nel nostro equilibrio intestinale oppure altre sintomatologie, come affrontarle allora? Il suo libro già ci dà degli spunti importantissimi che io invito tutti quanti, ovviamente, soprattutto gli interessati, ecco, secondo me è preziosissimo. Propaganda medica si rifà soprattutto sulla prevenzione, ma in realtà la prevenzione non esiste. Esiste il concetto di diagnosi precoce, per cui c'è sempre un aspetto di diagnosi precoce su tutto, dei tumori, delle malattie, della prostata, del tumore alla mammella, quello che vuole, però diagnosi precoce, cioè questa non è prevenzione. Prevenzione vuol dire prevenire una malattia, diagnosi precoce è scoprirla nelle prime manifestazioni della malattia, ma quando è già in atto. Per quanto riguarda autoimmuni, mi collega a un famoso aforisma di Ippocrate che diceva che tutte le malattie cominciano dall'intestino. L'importante significa che avere una sana alimentazione che parte sì, soprattutto a base prevalentemente vegetale, che faccia e soprattutto non troppo ricca di glutine, perché il glutine, pur essendo vegetale, può creare dei problemi. Oggi l'intolleranza al glutine è una patologia molto diffusa, può creare dei disturbi quasi simili alla celiachia, ma molto più diffusi. Quello che io soprattutto mi porto via, dottore, da questa nostra chiacchierata è proprio l'invito, come sempre, alla consapevolezza, a non dimenticare il nostro intestino, che è la base della salute. Chi vive veramente da protagonista il disagio delle malattie autoimmuni, noi appunto invitiamo, ecco, all'acquisto di questo libro proprio perché è sicuramente un faro e penso che possa essere veramente un aiuto prezioso. Dottore, la ringrazio tantissimo e allora alla prossima e un saluto a tutti quanti voi. Arrivederci.